Isola dei Famosi. Il ritorno di una naufraga famosa. A causa dello slittamento della finale dell'Isola dei Famosi, c'è necessità di far entrare in gioco nuovi concorrenti. Sembra che gli autori abbiano già scelto qualcuno. Si tratterebbe di tre donne, una delle quali è una veterana dell'isola, avendo già partecipato qualche anno fa. Ma ecco nei dettagli chi sono queste tre nuove naufraghe. La Buona Sorte di Avanti un Altro e Mercedes Zenger all'Isola 2022. Come ormai tutti sanno, l'Isola dei Famosi è stata prolungata di un mesetto. La finale sarà dunque il prossimo 27 giugno. Manca ancora diverso tempo alla fine e dunque la produzione ha pensato bene di rimpolpare il cast con tre nuovi ingressi. Ma chi saranno queste new entry? Secondo quanto riportato da TV Blog, si tratterebbe di tre donne. Una ha già partecipato in passato all'isola, mentre per le altre due si tratterebbe della prima esperienza in Honduras. Ebbene, una delle nuove naufraghe sarebbe Fabrizia Santarelli. Chi è costei? Si domanderà qualcuno. Ebbene, si tratta della Buona Sorte di Avanti un Altro. È una modella pugliese di 28 anni ed ha partecipato nel 2011 a Miss Italia. Oltre ad essere modella e presenza fissa nel programma di Bonolis dallo scorso marzo, si è pure laureata in giurisprudenza all'Università di Bari con il massimo dei voti. La seconda naufraga che dovrebbe approdare a breve, sulle spiagge honduregne, dovrebbe essere Mercedes Zenger. La 29enne, figlia di Eva Enger, ha già partecipato in passato all'Isola dei Famosi. Quindi nel suo caso, si trarrebbe di un ritorno. Maria Laura De Vitis e l'ex di Roger Balduino, pronte a volare in Honduras. Prima esperienza invece per Maria Laura De Vitis, una delle protagoniste dell'ultima edizione, della Pupa e il Secchione. Conosciuta per essere la ex fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura potrebbe volare in Honduras, nelle prossime ore. D'altronde si è appena registrata la finale della Pupa e il Secchione, e quindi Maria Laura potrebbe aver deciso di non perdere tempo e cominciare una nuova avventura oltreoceano. Nulla è confermato ancora. Per sapere se effettivamente queste tre naufraghe entreranno in gioco, bisognerà attendere qualche giorno. Si vocifera che Beatrice, l'ex ragazza di Roger Balduino, sarà in verità una delle nuove naufraghe di questa edizione. Sarà così? Non è escluso, visto che gli autori sono in cerca di nuovi concorrenti. Che ne dite di questi nuovi possibili ingressi? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.